Allora, abbiamo cominciato facendo il punto su cos'è l'universo, in sintesi, e abbiamo scoperto che si tratta di 100 miliardi di galassie, fatte ciascuno più o meno di circa 100 miliardi di stelle. Il tutto è governato da che cosa? Tutta questa roba com'è che sta in giro per lo spazio nella maniera in cui la vediamo? Sta, diciamo, è tenuto insieme, è governato dalla gravitazione. La gravitazione di cui l'uomo moderno sente parlare da quando è bambino nelle scuole elementari, che però è una cosa che si è, diciamo, scoperta e studiata dal 700 in poi, non prima. La gravitazione è quella forza attrattiva per cui le masse, cioè i corpi pesanti, si richiamano a vicenda. È stata, diciamo, scoperta e studiata bene da Newton, tentando di dare una spiegazione a cosa succedeva nel sistema solare. Cioè abbiamo il Sole, i pianeti che girano, come mai girano e non vanno per i fatti loro? Poi sono tirati come se ci fosse un filo dalla forza di gravità del Sole. Dal Sole a passare alla galassia, il ragionamento è analogo. La galassia è una miriade di stelle che gira, e perché gira? Perché ha una massa lei stessa. Queste miriade di stelle, di soli, hanno la loro massa, che tenderebbe a farli collassare in un unico punto, avvicinare in un unico punto. Girando, la forza centrifuga compensa questa gravità e si diciamo, realizza quel sistema stabile nei miliardi di anni che è una galassia. Le galassie stesse sono corpi massicci fatti da miliardi di stelle che tra di loro, anche a distanze enormi, e diciamo, esercitano questa attrazione. Nell'universo le varie galassie sono anche raggruppate in ammassi, si chiamano ammassi di galassie perché si vede che in una certa zona ce n'è molti di più che non normalmente quando si guarda in giro, quindi ammassi di galassie che tra di loro si attraggono con la legge di gravitazione. Ora, la legge di gravitazione, vi ho detto già prima, si è cominciato a studiare in tempi di Newton, e prima ancora che Plero, guardando il sistema solare. E nel sistema solare sappiamo che Plero ci dice che i corpi, i pianeti attorno al Sole fanno delle orbite ellittiche in cui il Sole è uno dei fuochi. In realtà, che Plero parlava solo di orbite ellittiche perché era quello che si stava studiando e che si vedeva, in realtà il discorso è più generico, nel senso che se io immagino un corpo attrattivo, può essere il Sole, può essere la Terra, immaginiamo pure la Terra con il suo centro, e ad una certa distanza un oggetto che viene, diciamo, parte ad una certa altezza, con una certa velocità perpendicolare alla distanza che unisce l'oggetto e il centro del corpo. Ci sono vari casi a seconda di questa velocità. Facciamo il caso più semplice. Se la velocità è zero, cioè il corpo è fermo, l'attrazione gravitazionale cosa fa? Lo fa cadere e questa è la sua traiettoria. Si schianta, ovviamente. Se ha un minimo di velocità, quindi questo è il caso V uguale a zero, segniamo V uguale a zero. Se ha un minimo di velocità, immaginiamo V1, c'è l'attrazione, però la traiettoria che viene fuori è appunto un'ellisse. Il corpo magari cade lo stesso, ma la traiettoria che farebbe se la massa dell'oggetto che fa da attrattore centrale fosse tutta concentrata nel suo centro, la traiettoria che farebbe sarebbe comunque un'ellisse. Questo pezzo di ellisse è la traiettoria che fanno, per esempio, i missili balistici, quegli oggetti che vengono lanciati non per andare in orbita attorno alla Terra, ma semplicemente per andare nello spazio,
per esempio fare delle rilevazioni. I primi lanci spaziali americani furono voli suborbitali, si dice, cioè non vai in orbita ma fai un salto fuori nello spazio e poi ricadi. Sono traiettorie ellittiche. Dopodiché, aumentando la velocità, immaginiamo di avere, chiamiamola VO, non nel senso di zero, ma nel senso di VO, velocità orbitale. La velocità giusta per andare in orbita circolare attorno al pianeta è una velocità precisa che dipende dalla distanza a cui mi trovo e dalla massa dell'oggetto attrattore, è quella che mi permette di fare non più un'ellisse ma una circonferenza. Se vado a velocità maggiori della velocità orbitale, quindi chiamiamolo a questo punto V2, ci sono in realtà V2, V3, V4 come possibilità. La velocità, diciamo V2, maggiore della velocità orbitale ma inferiore a un certo valore limite, è la velocità per cui l'orbita diventa di nuovo ellittica, nel senso che il corpo fa una cosa di questo genere. Vedete, nel caso della V1 il centro del corpo attrattore era uno dei fuochi dell'ellisse, l'altro fuoco era qua. Nel caso di velocità maggiore di quella strettamente orbitale, il fuoco di destra, in questo caso è occupato dal centro del corpo che fa la trazione, e l'altro fuoco è di qua. E più aumenta questa velocità, più l'ellisse si allunga nell'altro senso, cioè diventa un'ellisse che può allungarsi dall'altra parte. Al limite, quando questo allungamento porta all'infinito, cioè un'ellisse infinita, cos'è un'ellisse infinita? È il caso particolare, specifico, dunque, questo è V0. V2, ecco, V3, possiamo sostituire, scusate, il V3 con un VP parabolico. Quando l'ellisse si apre all'infinito, questo è il fuoco unico, non c'è più l'altro fuoco perché non è più un'ellisse, si va all'infinito, questo è un fuoco unico di una parabola. Quindi questa è una traiettoria parabolica, va all'infinito, non si richiude più, ed è il caso limite che si ha quando la velocità dell'oggetto è la cosiddetta velocità di fuga. La velocità parabolica è la velocità di fuga. Da quella velocità il corpo non ritorna più a girare intorno al corpo attrattivo, ma si allontana all'infinito. Per valori maggiori, quindi questo lo chiamiamo V3, non è più una parabola, è sempre una curva aperta, c'è sempre un fuoco, ma si tratta di un'iperbole. Nelle video lezioni di matematica, quando si parla di coniche, ho spiegato come circonferenza, parabola, ellissi, iperbole sono imparentate come curve. Nelle equazioni del piano cartesiano sembrano completamente diverse le equazioni, ma se si va in coordinate polari, anche lì l'abbiamo visto nelle video lezioni, si va in coordinate polari, cioè in coordinate che esprimono il piano in funzione di un centro, di una distanza dal centro, quindi più diciamo adeguate allo studio di questo problema, viene fuori che sono equazioni simili. Sono quattro equazioni, circonferenza, ellisse, iperbole, parabola, che sono somiglianti, cambiano solo dei parametri, perché sono tutte imparentate. Sono imparentate geometricamente dal fatto che si chiamano sezioni coniche, perché da un cono tagliato in varie inclinazioni vengono fuori queste linee. Però sono imparentate anche nel problema della trazione gravitazionale. Cioè si vede che a seconda della velocità vengono curve abbastanza diverse, ma sono tutte riconducibili ad equazioni simili. L'iperbole è un caso in cui a varie velocità superiori a quella di fuga comunque il corpo non ricasca ovviamente più nella zona dove si trova il corpo attrattore, ma se ne va all'infinito. Cosa succede poi se la velocità è infinita?
se la velocità è infinita, a parte che non è possibile fisicamente raggiungerla, comunque in teoria la velocità infinita significa che la traiettoria è una retta, cioè la velocità è talmente tanta che l'effetto attrattivo della gravità è trascurabile e non viene deviata la sua traiettoria in alcun modo. Quindi questo è quello che succede in un corpo, in una situazione in cui c'è un corpo di massiccio di attrazione gravitazionale centrale, concentrato in un certo punto. Quello che succede in realtà in altre situazioni è diverso dalle leggi di Keplero. Per esempio, in una galassia la massa di tutti questi miliardi di stelle non è concentrata in un punto, quindi il nostro sistema solare, per dire, che gira in tondo in questo disco di miliardi di stelle, non è, non è in condizioni paragonabili alle leggi di Keplero. L'attrazione che esercita la galassia non è l'attrazione di un corpo centrale, è un corpo diffuso e per giunta messo piatto e non in maniera sferica. Perché il problema è che se l'oggetto è a simmetria centrale, un oggetto è sferico, la sua attrazione gravitazionale è esattamente uguale a quella che si avrebbe se l'intera massa dell'oggetto fosse concentrata nel punto centrale. I calcoli si fanno in maniera molto più semplificata e il risultato sono le leggi di Keplero, sono le cose che si studiano normalmente in queste situazioni. Se invece il corpo non è concentrato ma è diffuso, le cose cambiano. Per esempio, si può calcolare, un po' è complicato, è una roba del secondo anno di università, ma si può calcolare cosa succede se si guarda. Dunque, intanto quello che succede a livello di forza, la forza gravitazionale con l'aumentare della distanza d dal centro è quella forza attrattiva, quindi la si rappresenta in negativo, quella forza attrattiva che è l'inverso del quadrato della distanza, quindi una specie di iperbole quadratica con equazione costante gravitazionale per il prodotto della massa principale, per la massa piccola che stiamo studiando, fratto il quadrato della distanza. Quando però si va all'interno del corpo, immaginiamo di scavare una galleria verso il centro della Terra, andando in giù. No, sappiamo che sotto c'è il magma, non è possibile, ma fosse un corpo completamente raffreddato, un esperimento si potrebbe fare, si scava all'interno e si va a vedere quant'è la gravità all'interno della Terra, perché c'è una cosa chiara, che se io sono al centro della Terra, l'attrazione gravitazionale è zero, perché io sono attratto in tutte le direzioni in maniera simmetrica e il risultato di tutte queste forze di attrazione di ogni metro cubo del corpo è zero, perché per ogni oggetto che c'è qua, che mi attrae, ce n'è uno dall'altra parte uguale, quindi qui sarà zero. E in mezzo cosa fa? Con calcoli non semplici si arriva a capire che la forza di gravità verso il centro, dal momento che entro nel corpo e mi avvicino al centro del corpo, va linearmente a zero. Quindi in situazioni intermedie è proporzionale a quanto, praticamente se io mi trovo per esempio qua, l'attrazione gravitazionale è quella esercitata soltanto dal pezzo di massa che sta all'interno, tutto quello che è esterno è un qualche cosa che si compensa in maniera da dare somma totale delle forze zero. Quando poi arrivo al centro, questa massa all'interno sparisce, sono proprio lì la forza è zero. Questo cosa vuole dire?
vuole dire che se mi trovo per esempio all'interno, adesso facciamo l'esempio non della galassia ma dei cosiddetti ammassi globulari, ci sono degli ammassi stellari di migliaia di stelle che si vedono qua e là nello spazio, a forma, si chiamano globulari perché sono a forma di sfera, di globo, un insieme di stelle, migliaia di stelle che non stanno su un disco come la galassia, ma stanno su una diciamo figura sferica, all'interno di una figura sferica. Cosa succede ad una stella che si trovi là dentro? È lo stesso discorso che abbiamo visto, cosa succede se sto dentro alla Terra o al corpo attrattivo. La legge non è più quella del quadrato della distanza, ma è una legge lineare, parte da zero quando sono al centro e poi diventa man mano linearmente sempre più forte andando in periferia. Se poi esco dal corpo, l'attrazione gravitazionale diminuisce secondo la legge di Newton. Allora, questo succede a una stella dentro un ammasso. Io ci ho riflettuto soltanto qualche anno fa, sono vissuto 50 anni col dubbio, dice, ma cosa succede con tutte queste stelle qui degli ammassi globali? Non è che cascano e collassano dentro, infatti si parla di buchi neri all'interno della galassia, eccetera. In realtà quello che succede in un ammasso globulare e anche al centro della galassia è che con tutte queste stelle intorno, la gravità nel centro proprio dell'ammasso è zero. Se mi allontano, aumenta man mano fino a quando la stella dovesse mai uscire dall'ammasso, allora lì la legge è quella di Newton, cioè la diminuzione del quadrato della distanza, ma finché sei dentro l'attrazione verso il centro è proporzionale alla distanza dal centro, quindi più mi allontano più sono richiamato con un elastico, però quando sono dentro la gravità è zero. All'interno di un ammasso si può stabilire un tipo di, diciamo, di situazione simile vagamente a quello che capita alle molecole di un gas che sbatacchiano fra di loro ad una certa distanza fra di loro e diciamo mediamente non vanno da nessuna parte. In realtà vedremo nella video lezione successiva che al centro della galassia, come in tante galassie, qualcosa a un certo punto è andato storto, nel senso che con una densità forte di stelle aumenta la probabilità di collisione. Due stelle che si scontrano, si fondono, creano una mega stella più grande che a forza di aumentare di massa con altre collisioni può diventare così massiccia da collassare in un buco nero. E vedremo che mentre la maggior parte delle stelle che si trovano nel centro della galassia vagano così, semplicemente tenuti da questa legge tipo elastico, come all'interno di un ammasso globulare, in un punto preciso su cui si erano, come si dice, si erano concentrati gli sforzi, gli studi per osservare i movimenti delle stelle, in un punto preciso in cui c'era un corpo luminoso che era anche una radiosorgente, radiosorgente vuol dire che si è messa anche onde radio, un qualcosa di strano, attorno a un certo punto preciso i moti delle stelle lì vicino fanno vedere che questo oggetto non è un oggetto normale come tutte le altre stelle, ma è infinitamente più massiccio, e le stelle in quella zona orbitano intorno a questo punto in maniera tale che si può calcolare anche la massa di questo oggetto, che ha un qualcosa tipo 3-4 milioni di volte il valore della massa del Sole. E lo vedremo nella prossima video.